round del campionato italiano Aprilia Sport Production e io sono felicissimo di fare ancora una volta da coach a questi giovani e formidabili piloti, anche perché ogni volta ci regalano grandi emozioni e tanto divertimento. C'è chi è soddisfatto, chi è deluso e chi pensa già al futuro. Cerchiamo allora di capire quali sono le strategie più efficaci per gestire i risultati. Ascoltiamo i protagonisti. Quando va tutto bene e devi capire perché è andato tutto bene per replicare poi la gara dopo. Quando sono troppo bravi bisogna stare calmi e non portarli verso l'esaltazione. Quando sono negativi il mio ruolo è quello di risolvere i problemi perché loro possano dare il massimo. C'è chi quando ha un risultato negativo si butta giù e va caricato, c'è chi va ripreso e quando lo riprende poi dà il meglio. C'è chi magari si gasa un po' di più e c'è chi invece va costantemente influenzato. Secondo me la chiave appunto è conoscerli anche fuori dal weekend di gara. Cerco di consolarlo quando esce arrabbiatissimo e di fargli capire che serve tutto per crescere e la volta successiva sarà sicuramente meglio. È giusto festeggiare nel momento della vittoria, ma è giusto anche mantenere i piedi per terra perché ci sono anche le delusioni che sicuramente arriveranno. Gli errori sono fatti per imparare, mentre quando si vince direi invece che è sempre importante non sottovalutare nessuno. Quando faccio un bel risultato non penso subito a vivo, ho fatto il risultato, ma cerco sempre di migliorare. Cerco di non perdere la calma, di pensare dove posso recuperare e cerco di fare meglio. Magnifici questi ragazzi, si divertono tantissimo in sella alle loro Aprilia RS 250 SP. Ma adesso mi voglio divertire anch'io in sella alla mia nuovissima Aprilia RS 660 versione trofeo. Moto. È bellissima veramente, ha una coppia impressionante, in uscita di curva proprio ti tira fuori, bellissimo. Ciao Sava, sei freschissimo di titolo italiano, hai dominato il CIP Superbike quest'anno. Ciao Tommy e ciao a tutti ragazzi, è stata una bella stagione per me, Aprilia, tutti quanti, sono riuscito a vincere il primo campionato italiano per Aprilia in Superbike e anche per me sempre in Superbike. Dai, era l'obiettivo inizio stagione, non è stato semplice, però siamo riusciti a portarla a casa, quindi questa è la cosa più importante. Adesso Sava, rivelaci un tuo segreto. Come gestisci i momenti difficili? Bisogna cercare di non abbattersi e di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. È chiaro che è più facile da dire che da fare. E come gestisci i successi? Sono momenti indescrivibili, bellissimi. Io lavoro e mi preparo per questo da una vita. Però bisogna cercare di non sedersi sugli allori, ma di puntare sempre in alto, di alzare sempre l'asticella e questo è l'importante. Ciao ragazzi, vi ho portato una sorpresa oggi qua a Varano, vi ho portato la mia Superbike con la quale ho vinto il campionato italiano. Chi di voi vuole salire in sella? Io. Ma si può sentire il suono? Certo, certo, la mettiamo in moto. L'accendiamo subito. Com'è? Bello? È un po' più potente della vostra, ma adesso piano piano ragazzi ci arriverete tutti quanti, ne sono sicuro. Sei pronto per la gara? Pronto, pronto. Hai già la strategia in mente e tutto? Sì, sì, dai. Are you ready for the race? Yeah. Ok, good luck mate. Thanks. Come pensi di affrontarla? Allora, sono molto teso perché è la gara decisiva. Devo cercare di arrivare più avanti possibile. Sono cresciuti veramente molto rispetto alla prima gara di Magione e sono veramente molto felice. Guarda che bagarre! Oh, sono tutti attaccati, impressionante! Questa vittoria la dedico al mio team che è stato il migliore, sono felicissimo. Dedico questa vittoria al mio meccanico Marco e anche al team
ai miei genitori e alla mia famiglia che mi ha accompagnato in tutte queste avventure. Sono riuscito a diventare campione italiano, sono felicissimo. È il giorno più bello della mia vita questo. Anche campione italiano, quindi tanta roba. Ragazzi, grazie a voi, il campionato italiano Aprilia Sport Production è stato un successo. Preparatevi perché nel 2021 si replica, quindi stay tuned!